Oggi vorrei parlare della problematica che sorge alle imprese che hanno internazionalizzato o che avevano intenzione di internazionalizzazione nei loro piani, diciamo, di sviluppo, ma che si sono trovati a far fronte, a questo progetto proprio in piena pandemia. Allora, vorrei soprattutto evidenziare il ruolo che ha l'Unione Europea, che dovrebbe avere l'Unione Europea nell'ambito di questa strategia economica. Allora, uno dei punti, direi dei tre punti qualificanti che dovrebbero riuscire a portare fuori le aziende dalla crisi post-Covid, è appunto l'internazionalizzazione. Facendo una fotografia ad oggi, abbiamo avuto modo di verificare come dire, tutta la fragilità della struttura della comunità europea anche in questa fase e in questo contesto. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che in un periodo, diciamo, di pandemia, obiettivamente le aziende non hanno trovato, come dire, facilità o perlomeno sono riuscite a superare i problemi, della pandemia, più facilmente, anche perché, diciamo che la struttura europea non ha avuto il ruolo che invece doveva avere. Mi riferisco a tutte quelle aziende che hanno più o meno interessi nel mondo, ma in questo caso all'interno della comunità europea, perché sarebbe proprio interesse della comunità stessa vedere di agevolare il più possibile anche in questi contesti le aziende. E cos'è accaduto? Allora, al di là delle problematiche di logistica che era normale aspettarci, è accaduto che non è stata perseguita una politica comune né nell'ambito, diciamo così, della lotta alla pandemia né nell'ambito della somministrazione, del vaccino, ma soprattutto si è creato notevoli disagi a tutti coloro che più o meno hanno necessità di spostarsi per lavoro dalla sede centrale alla filiale o viceversa, ma comunque nell'ambito delle proprie aziende nel contesto della comunità europea. Un solo esempio che conosco bene, ma ne potrei citare anche a decine, è un paese della comunità europea, ecco, la Romania per esempio. Oggi l'imprenditore che vuole andare in Romania deve fare un test Covid molecolare 72 ore prima del suo ingresso nel paese. Normativa rumena: al momento in cui entra nel paese, poi deve osservare chiaramente quelle norme che sono vigenti nel paese, che sono diverse da quelle italiane. Al momento in cui l'imprenditore o il dipendente o il capocantiere, ma chiunque sia legato all'impresa, rientra in Italia, deve fare un tampone molecolare, ancora, almeno 48 ore prima di entrare. Oggi, alla data attuale, aprile 2021, c'è poi l'ulteriore problema dei 5 giorni di quarantena fino al 30 di aprile da osservare per chiunque entra nel contesto della nazione italiana. Allora io mi domando, è mai possibile per un'impresa non solo sostenere tutti questi costi diretti, no? Perché il tampone, cioè voglio dire, due tamponi sono minimo 150 euro, ecco, mettiamola così, ma non soltanto, il tempo perso, gli appuntamenti da prendere presso il laboratorio, la predisposizione di tutta la documentazione, perché saranno 3.000 formulari. Ecco, questo è stato un vero fallimento, un altro fallimento
della Comunità Europea. E badate bene, non si tratta di una norma strutturale, ma si tratta di semplici accorgimenti. Allora, nel contesto della internazionalizzazione, ad oggi, post pandemia, dobbiamo riconoscere che il Ministero, è pertinente, ha fatto molte cose interessanti per dare il via ad una nuova corsa, ad una nuova, diciamo così, nuovi aiuti agli imprenditori che vogliono internazionalizzare. Ma dobbiamo fare, purtroppo, ahimè, una triste considerazione, perché le normative europee, poi, alla fine, messe nel contesto europeo e quindi di un'Europa che dovrebbe andare di pari passo per tutti i paesi aderenti e quindi di un'Europa assente, e sono depotenziate, ma è una logicità palese. Quindi voglio dire, la situazione attuale è una vera situazione di difficoltà, e tenuto conto che, come abbiamo detto all'inizio, che l'internazionalizzazione è uno dei principi di partenza, uno dei punti di partenza del post-Covid, ci auguriamo veramente che con questi nuovi, diciamo così, aiuti, con queste nuove attività di supporto all'economia della Comunità Europea, si possa veramente risolvere qualcosa. Io spero di essere smentito in tutto e per tutto, ma alla situazione attuale è veramente una fatica per chi intende guardare al di là delle frontiere nazionali, anche semplicemente nell'ambito di una comunità europea a cui la propria impresa appartiene di diritto. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato.